Buonasera da Gianmarco Cerri, amici del campionato universitario. La prima sfida con in palio qualcosa di questa sera per la Coppa dell'Università. Amers e Atletico Madrid che si affrontano per poter proseguire il cammino, accedere ai quarti di finale. Amers avvantaggiati con 2 risultati su 3 e anche una possibile sconfitta se con un gol di scarto. Madrid che è obbligato a vincere con 2 gol di scarto per poter andare avanti. Le squadre si stanno salutando al centro del campo, gli ordini del direttore Scuteri. Amers in maglia verde per una difficoltà cromatica, dall'altra parte il Madrink con bianchi, negri, baglioni, Scotto di Carlo, Roveda, Lauria, Scotto di Carlo, Canci, Tebaldi, Angeleri tra i pali. Rispondono gli Amers con Aloe, Mico, Taddeo, Armano, Gorlero, Maiocchi, Simonato e Lomonte. Speriamo sia spettacolo, la partita promette bene. Portiere, mettetevi comodi, si comincia. Ragazzi, buona partita. Ready, let's go, partiti. Simonato prende un colpo, poi il pallone schizza, lo recupera molto bene Scotto di Carlo, poi cerca lo scambio con Lauria, Scotto di Carlo, calcia col sinistro, Aloy in calcio d'angolo per la prima occasione del Madrink, che è partito forte. La finta di Simonato che va via alla grande, Simonato sul mancino, può calciare, Simonato sul fondo, che giocata di Simonato per accendere e dare una svegliata ai suoi. Tirarsi Armano, le finte di Armano, dentro il pallone per Simonato che deve andare sul piede forte. Simonato la fa correre bene con la suola per Armano che va via con una grande giocata, prende il fondo, Armano la mette al centro per la conclusione di Maiocchi sul fondo. La spalla alla porta, Armano prova a girarsi, a liberarsi, va via bene, Armano la mette lì per Lomonte con il destro per il vantaggio degli Amers, con il gol di Lomonte, il piazzone nell'angolino, poi la solita esultanza. Grande giocata di Armano sulla destra, però da sottolineare come si è liberato e ha servito un cioccolatino a Lomonte. 1-0 Amers. Buono per il Madrink, Scotto di Carlo per Canci che calcia e trova il pareggio, l'Atletico Madrink con Canci, azione insistita, alla fine è arrivato il gol dell'1-1, prende gol sul suo palo Aloy, è vero che era coperto, è 1-1, Canci la gira dall'altra parte con un rischio, infatti il pallone lo prende Gorlero, poi è bravo ancora Bianchi in mezzo al campo che sta dominando, Bianchi calcia col sinistro sul fondo, Scotto di Carlo. Pallone in verticale su movimento di Negri che si gira, calcia col mancino, palo interno di Negri, sarebbe stato un grandissimo gol. La perde male Maiocchi, allora prova ad accelerare Bianchi, doppio dribbling, pallone che rimane lì dentro per il gol di Lauria, una grandissima azione dell'Atletico Madrink che fra le proteste generali ha segnato Lauria, una grande azione sulla destra tra Bianchi e Canci, pallone al centro per Lauria che mette il tapin, 2-1 dell'Atletico Madrink. In anticipo bene Gorlero, il tocco per Lomonte, di prima ancora per Gorlero che è tutto solo, Gorlero sul fondo per Lauria che è venuto incontro, controlla bene il pallone Lauria, pensa al destro, Lauria cerca lo scambio, pallone giocato all'indietro, Bianchi prova a passare e rischia di perderla sull'attacco di Simonato, poi Canci la lascia lì ancora per la conclusione e il miracolo di Aloe sul destro di Bianchi. Prova Bianchi in mezzo al campo, si gira Bianchi, punta la porta, pone sul destro, Bianchi ha un gran tiro, lo fa partire! E questa volta batte Aloe per il 3-1 del Madrink, ancora Bianchi che poi dabba l'esultanza. 3-1 Madrink che a questo punto sarebbe qualificato ai quarti di finale. La stessa conclusione di poco fa, si era superato prima Aloe, questa volta non ci arriva, è 3-1 per il Madrink. Duplice fischio del signor Scuteri, squadra a riposo per qualche minuto, avanti 3-1 Madrink che al momento sarebbe qualificato ai quarti di finale. Piccolo break, super scoop. Negri per Canci, va al centro Baglioni, cerca il dribbling Canci, poi la mette per Baglioni che controlla male, alla fine Meco rilancia, calcia Canci per Baglioni, la prende Aloe. In mezzo al campo, Baglioni di prima per Negri che si libera benissimo sul destro, Negri! 4-1 Madrink con un super gol di Negri, grande controllo a seguire per liberarsi e fulminare Aloy con il diagonale di destro, 4-1 Atletico Madrink che sta provando a prendere il largo. Lone Lomonte cerca ancora Armano, servito, Armano fa scorrere la palla, Armano il cross sul secondo palo, la rovesciata di Lomonte e la risposta di Angeleri a salvare i suoi. Calcia Armano, calcia male, ancora Armano, il dribbling non si riesce a liberarsi, è trattenuto Armano, questo è fallo, poi Baglioni dentro per Negri che la lascia lì per Bianchi che calcia in diagonale, è 5-1 per l'Atletico Madrink,
ma c'era un netto fallo su Armano in avanti. Niente. Trattenuto a più riprese, non ha fischiato Scuteri. Niente. Contropiede diagonale di Bianchi. Niente. 5-1 Atletico Madrid. Il dribbling di Bianchi, che partita che sta giocando questo ragazzo. Bianchi caccia col diagonale Mancino e fa poker Bianchi. 6-1 Madrid con un grandissimo gol. Ma sta vincendo da solo Bianchi, dominatore in mezzo al campo. 6-1. Una forza della natura la mette al centro per Canci per il 7-1 che arriva con un gran gol di Canci, ma ancora una volta dominante Bianchi sulla sinistra. Che giocate, li ha saltati tutti in accelerazione. Pallone per Canci, non ci arriva Aloe ed è 7-1 Atletico Madrid. Rimessa laterale battuta dentro, la sponda, il pallone che rimane lì e Lauria la mette dentro dopo la sponda di testa ancora una volta del solito Bianchi. Alla fine segna Lauria la doppietta personale, 8-1 Atletico Madrid. A valanga sta diventando veramente una goleada di proporzioni pazzesche, 8-1. Ehi, però voglio dire, cambia... Simonato da lontanissimo, sul fondo, gran botta di Simonato. Simonato. Falciato, calcio di punizione, batte subito Simonato e la palla è in rete, il gol è buono perché non ha chiesto la distanza. È 8-2, la rete di Simonato, protesta Madrid ma ha torto. Ragazzi, è fallo. Ha torto e adesso stanno rischiando di farsi cacciare. Roveda dall'altra parte, Baglioni ancora per Bianchi, Bianchi dentro per Baglioni sul palo. Chi dentro il pallone per la conclusione di scotto di Carlo che non calcia, serve Baglioni che fa 9-2 e chiude definitivamente la contesa. Altra grande azione del Madrid in ripartenza, gol numero 9 per una squadra che si qualifica ai quarti di finale con merito. Pallone dentro per il pallonetto di Lomonte che fa un grandissimo gol. Il gol del 9-3 è inutile ma è bellissimo da segnalare, gran colpo sotto al volo, gol della bandiera per gli Hammers. Time's up, fischia tre volte, signor Scuteri, vince 9-3 l'Atletico Madrid che si qualifica alla Coppa dell'Università, esce comunque tra gli applausi la formazione degli Hammers. Super raga, sport. Raga.